La vita di Torquato Tasso. Ecco, stamattina riusciamo solamente a parlare della vita, della biografia, quindi di questo importantissimo poeta. Come vedete, viene subito presentato come un poeta malinconico. A dire la verità, l'ha detto lui stesso. Ecco, lui stesso, lo stesso Torquato Tasso si definiva affetto da umor malinconico. Insomma, come dicevano, pensavano gli antichi. Per esempio, Ippocrate parlava certe volte proprio dell'organismo umano che comprende quattro umori e se prevale la bile nera, appunto c'è la malinconia. La malinconia è una malinconia profonda, quella di Torquato Tasso, quindi molto simile al nostro stato di depressione. E secondo gli antichi era anche anticipazione della follia. Per questo possiamo dire. È abbastanza importante conoscere anche la vita di Tasso, perché c'è spesso una stretta connessione tra la vita e le opere. Nel caso di Tasso è difficile considerare l'opera e la vita separatamente, e quindi senz'altro ci sono questi aspetti che sono stati però un po' troppo esaltati nel periodo del Romanticismo, dove davvero Tasso era stato rappresentato come quasi un eroe romantico che appunto subisce le angherie dei signori e interiorizza, sì, sicuramente lui interiorizza e condensa le inquietudini del suo tempo, però come vedremo è anche un classico proprio perché riesce a utilizzare la poesia come una chiave per indagare la realtà e per conoscerla meglio. Quindi non dobbiamo comunque limitare, insomma, la sua biografia a questo aspetto malinconico, no? Sicuramente c'è in lui un equilibrio fortemente alterato, no? Ma ci sono anche molti aspetti, vedremo, di, insomma, di grandezza, di classicità nell'opera del Tasso. Ecco, iniziamo, dicevamo, ad analizzare la vita e dobbiamo dire che si tratta di una vita errabonda perché lui cambia spesso città. E questa è una cosa che lo differenzia da tutti gli altri letterati che abbiamo studiato fino adesso. Gli altri letterati che abbiamo studiato fino adesso erano per lo più toscani, Dante, Petrarca, Boccaccio, lo stesso Poliziano e Machiavelli. Oppure, appunto nel caso di Ariosto, erano emiliani. Adesso invece abbiamo un intellettuale che passa da una parte all'altra della penisola e nella sua stessa famiglia. Insomma, ha una madre toscana e un padre veneziano, Bernardo Tasso, ma nasce a Sorrento. Quindi, come vedete, già nella sua stessa nascita abbiamo un po' questa caratteristica che possiamo definire in questo modo, la sua italianità, cioè il fatto che è il primo vero e proprio poeta italiano della nostra letteratura, che non si può definire semplicemente un toscano, un emiliano, milanese o siciliano, come era avvenuto fino adesso nella storia della letteratura italiana. Un'altra cosa importante, nel 1556, quindi quando lui ha solamente 12 anni, muore la madre e quindi si instaura un rapporto con il padre sempre più stretto. Il padre che prima aveva lasciato la famiglia per seguire il suo. Il padre era un poeta, essenzialmente, era un uomo di corte, insomma. E aveva lasciato la famiglia. Poi, quando ritorna presso la famiglia e la madre muore, prende con sé il figlio e lo porta in varie corti o in varie città d'Italia. E quindi, insieme con il padre, Tasso va a Urbino nel 57 e a Venezia nel 59. Nel 59, quindi badate, solamente a 15 anni, lui incomincia a scrivere il Gerusalemme. Quindi il primo abbozzo, un centinaio di ottave, insomma, di quello che poi sarà il suo grande poema della Gerusalemme liberata. Un po' emulando il padre che un anno dopo, quindi nel 60, pubblica il suo Amadigi, quindi il suo poema, anche Tasso scrive un poema, pensate, solamente a 15 anni, anche se interrotto. Nel 60 inizia a frequentare l'Università di Padova, dove fervevano soprattutto le interpretazioni della poetica di Aristotele, nel senso che proprio verso la metà del Cinquecento
C'è il Robortello, no, che nel 48 in particolar modo pubblica le explicaciones, cioè vorrei dire le spiegazioni della poetica di Aristotele. E quindi erano proprio anni in cui c'era il dibattito sulla poetica di Aristotele, quindi praticamente sul canone, insomma, artistico. Il dibattito sulla poetica di Aristotele verteva su alcuni aspetti, cioè sui generi letterari, ad esempio. Era incentrato questo dibattito in modo particolare. Quali sono i generi poetici più importanti, no? E viene fuori che la tragedia e il poema epico sono i generi poetici più importanti. Come sono strutturati i generi letterari? Che cos'è l'arte? Imitazione della natura? Qual è il fine dell'arte? Il miglioramento morale? Tutte queste cose influenzeranno tantissimo, vedremo, l'opera di Torquato Tasso. Nel 1562 scrive un poema epico di argomento cavalleresco, sull'esempio del padre. Continua a emulare, no? E quasi a gareggiare con suo padre nella scrittura di poemi cavallereschi. E scrive appunto il Rinaldo. Inizia a scrivere poesie, ne scriverà tantissime. Le rime di Tasso sono addirittura 1200. Giovanissimo, ha già una grande esperienza delle corti italiane, della vita di corte, perché passa da una corte all'altra, vi stavamo dicendo, e poi anche delle accademie. Infatti, nel secondo Cinquecento, quindi nell'età del manierismo, di cui abbiamo iniziato a parlare la volta scorsa, abbiamo appunto l'affermazione delle accademie come centro per l'eccellenza dell'attività intellettuale. E quindi a Padova, per esempio, c'è l'Accademia degli Infiammati, poi viene ammesso nell'Accademia degli Eterei. Avrà, come vedremo, poi degli scontri con l'Accademia della Crusca, che gli preferiva a Ariosto. Arriva nel 1565 a Ferrara, dove viene assunto al servizio del cardinale Luigi d'Este. Qui la cosa è davvero, ci fa venire in mente assolutamente Ariosto, perché anche Ariosto era stato al servizio del cardinale, quello si chiamava Ippolito d'Este, e poi era andato dal duca Alfonso I d'Este. Tasso, parallelamente, prima è al servizio del cardinale che si chiama questo Luigi d'Este, qualche decennio dopo, insomma, Ariosto, e poi al servizio del duca che è questa volta Alfonso II d'Este. Questi sono gli anni migliori, più sereni, più fecondi dal punto di vista creativo. Leggeremo la volta prossima, infatti, un brano della Minta che ben sottolinea questo clima di serenità. Sullo sfondo potete vedere, ad esempio, Tasso che declama le sue poesie a Eleonora d'Este. Ti interessano file di questo genere? Allora vieni su www.gaudio.org e iscriviti alla newsletter A Scuola con Gaudio all'indirizzo www.gaudio.org/news.